Le aziende responsabili e sostenibili sono aziende che fanno più soldi degli altri. Purtroppo l'idea è che non sia così. Purtroppo pensiamo che i furbi sono quelli che fanno più soldi degli altri. Però nei prossimi pochi minuti io vi voglio convincere che le aziende responsabili e sostenibili sono le aziende più competitive di tutti. Però inizio con una storia personale. Io ho passato gli ultimi 15 anni lavorando. Tutta la mia vita era basata sul lavoro. Ho partorito con il telefonino in mano rispondendo agli email. Ho allattato in consiglio di amministrazione. Ho perso i primi due compleanni di mio figlio, che ha 2 anni e mezzo, per cui 2 su 2. Ero in viaggio e non ho potuto stare con lui. E un giorno ho deciso che questo era troppo, non andava bene, la mia vita non era quello che io volevo. Per cui sono andata dal mio direttore generale e gli ho detto: vorrei una posizione part-time. Lui mi ha guardato e mi ha detto: part-time? C'è la fila di gente, di uomini, che sta aspettando di coprire la tua posizione. Se non sei disponibile a lavorare 24 ore al giorno, quella è la porta. Per prima volta in tutta la mia vita ho toccato con mano cosa voleva dire lavorare in un'azienda irresponsabile e insostenibile. Quindi da allora cerco di convincere le persone a capire che le aziende responsabili e sostenibili sono le aziende che realmente riescono ad essere più competitive. Viviamo in un mondo dove riceviamo tantissimi messaggi, per cui è importante capire che cos'è la sostenibilità e cos'è la responsabilità. Prima di tutto la responsabilità è la responsabilità nei confronti delle persone, le persone che lavorano nelle aziende, i clienti, i nostri fornitori. Poi dobbiamo essere sostenibili economicamente. L'azienda che non è sostenibile economicamente è l'azienda più irresponsabile, perché chiude e licenzia tutti. E poi dobbiamo essere sostenibili nei confronti dell'ambiente e del pianeta in cui viviamo. Le aziende sostenibili sono anche le aziende che rispettano l'ambiente dove viviamo. Viviamo in un mondo pieno di messaggi, siamo bombardati dalla pubblicità. Abbiamo dei clienti assolutamente infedeli. I ragazzi giovani cambiano marca continuamente. Prima compravamo lo stesso detersivo tutta la vita e adesso cambiamo, perché se c'è un'offerta compriamo un detersivo differente. Il mondo dove viviamo ha delle risorse estremamente limitate. Così limitate che fra qualche anno finirà. O risportiamo questo mondo o non riusciremo veramente a vivere in futuro. È difficile vendere anche perché l'1% della popolazione possiede il 50% della ricchezza che c'è nel mondo. O vendiamo a quell'1% o vendiamo al resto 99%, però è difficile. Siamo collegati ad internet tutto il tempo e quando siamo collegati ad internet parliamo di marche. E quando parliamo delle marche in Facebook o in Twitter, normalmente parliamo male di loro. Le aziende hanno fatto tante cose sbagliate. Hanno dato messaggi scorretti con la pubblicità e oggigiorno siamo scettici. Il marketing ci sembra qualcosa come di negativo. La gente vuole che le aziende siano trasparenti e questo è difficile per la maggior parte di loro. In più, dobbiamo renderci conto che le persone ci chiedono alle aziende che le aziende siano una forza per fare il bene, non semplicemente che vendano dei prodotti. Questo non è sufficiente. In più, vendere in questo mondo è difficile. Quasi tutti i prodotti alla fine sono uguali, quasi tutti i telefonini funzionano. Quasi tutti i prodotti che compriamo al supermercato sono più o meno buoni. Vendere in questo mondo è difficile, siamo immersi in moltitudine di marche. Dobbiamo differenziarci, ma questa differenza non è sufficiente di per sé. Essere differenti nel mercato non è sufficiente. Se il cliente non apprezza questa differenza e il cliente non è disposto a pagare il prezzo di questa differenza, siamo solo differenti ma non vendiamo di più. Sappiamo però che il 40% dei clienti vorrebbe che le marche rappresentassero qualcosa in più che semplicemente il beneficio utile del prodotto. Un telefonino che funzioni, un detersivo che lava, eccetera. Sappiamo che il 40% delle persone che stanno lì fuori vogliono delle marche che rappresentano dei valori. Però la maggior parte delle aziende non sono in grado di rappresentare questi valori. Però ci sono alcune aziende che grazie alla sostenibilità e grazie alla responsabilità sociale riescono ad essere differenti e riescono ad essere più competitive nel mercato. Vediamo degli esempi. Vodafone non vendeva nessun prodotto
in Africa e in India, perché in questi paesi la gente non parla al telefonino. Però c'era un'opportunità di mercato. L'opportunità di mercato era che la gente non ha accesso alle banche, per cui avere denaro liquido in Africa o in India è molto difficile. In più, quando la gente va alla banca e cerca di fare, per esempio, un bonifico, la persona che c'è dietro allo sportello si tiene una commissione e normalmente questa commissione non è così legale. Per cui Vodafone vede un'opportunità nel mercato, decide di trasformarsi in una banca online. Grazie al telefonino, le persone possono pagare nei negozi, possono fare piccoli bonifici, possono anche chiedere dei microcrediti. Grazie a questo lavoro, a questa opportunità che ha colto Vodafone, un ultimo studio di McKinsey ha detto che nei prossimi 10 anni il prodotto interno lordo di questi due paesi aumenterà del 6%. Un altro esempio è Walmart. Walmart è uno dei supermercati più importanti degli Stati Uniti e probabilmente una delle marche più odiate del mondo. Perché diciamo la verità, sono sempre stati abbastanza insostenibili a livello ecologico e hanno sempre trattato un po' male i loro dipendenti. Quindi la loro reputazione ormai era realmente a un livello zero. Nel 2009 decidono che devono cambiare strategia e iniziano il cambio grazie a una politica ecologica differente. La prima cosa che fanno è di decidere di cambiare il packaging della maggior parte dei loro prodotti. Iniziano con i cornflakes. Non so se avete mai aperto una scatola di cornflakes, quando tirate fuori il sacchetto, la scatola è grande così, il prodotto è così. Cioè, mezzo pacchetto è pieno d'aria. Loro cosa hanno deciso di fare? Loro sono andate alle varie fornitori di cornflakes e hanno detto: vogliamo i pacchetti di cornflakes grandi come la quantità del prodotto. E perché? Perché hanno fatto questo ragionamento. Pacchetti più piccoli vuol dire più pacchetti in ogni camion, che vuol dire meno camion in circolazione, che vuol dire meno benzina e ovviamente meno ossido di carbonio. Grazie a questo perfetto sillogismo, in 3 anni hanno risparmiato 3.000 milioni di dollari solo in benzina. E ovviamente hanno rispettato l'ecologia in modo importante, hanno migliorato la loro reputazione. Un altro esempio è Patagonia. Patagonia è una delle aziende più importanti che producono vestiti per andare in montagna. Questo è il loro messaggio di marketing: non comprate questa giacca. Uno dice: come non comprate questa giacca? Un'azienda che vuole vendere dice di non comprare. In più, un'azienda che promette ai propri azionisti l'aumento del 10% ogni anno delle loro vendite. Qua c'è qualcosa che non quadra. Se io chiedo alla gente di non comprare i miei prodotti, come posso vendere il 10% in più dei miei prodotti ogni anno? Perché i loro clienti sono fedelissimi. I loro clienti considerano che chi ama veramente la montagna compra Patagonia, perché Patagonia è la marca più rispettosa ecologicamente nel loro sistema di produzione. E anche se chiedono alla gente di non comprare i propri prodotti, di riusarli, di rammendarli, di regalarli, purché ci sia questa cycle economy, purché la gente continui a utilizzare i propri prodotti, loro fanno soldi perché sono i più cari di tutti, ma se lo possono permettere perché i loro clienti sono i più fedeli del mercato. Poi ci sono dei supermercati in Inghilterra che stanno facendo una campagna contro l'obesità. Come lo fanno? Sotto al ticket, sotto allo scontrino, mettono dei bollini. Se ci sono tanti bollini rossi, vuol dire che la spesa che la persona ha fatto nel suo carrello è piena di grassi, carboidrati e troppe calorie. Quindi quando una persona guarda lo scontrino dice: ho fatto una spesa ben poco sana. Stanno cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica, soprattutto in questi paesi dove l'obesità è un gran problema, soprattutto l'obesità infantile. Stanno cercando di sensibilizzare le persone a comprare cose più sane, più frutta, più verdura, cose integrali, e stanno cercando di farlo. Poi ci sono aziende che dicono: se ti compri il mio costume da bagno ti trasformi in Cindy Crawford o Naomi Campbell. Ci sono aziende che lo promettono, eh? E poi ci sono aziende che decidono di dare un messaggio differente, come Dove, e dicono: io ti vendo una crema. Questa crema ti renderà il più bello possibile, però con i tuoi pregi e con i tuoi difetti. E poi alla fine ci sono aziende come Volkswagen. Tutti sappiamo che un anno fa, in settembre dell'anno scorso, Volkswagen è stata la protagonista di un grande scandalo. Uno scandalo perché avevano truccato il software che misurava l'anidride carbonica che usciva dalle macchine diesel.
È stato uno scandalo così grande che, a parte aver quasi distrutto la reputazione di questa azienda, un mese dopo, quando lo scandalo era già arrivato sui giornali e sulle televisioni, un mese dopo Volkswagen aveva perso il 42% del valore del prezzo per ogni azione in borsa. Non recupereranno mai la perdita di denaro che hanno avuto a causa della propria insostenibilità. Però non è solo per colpa delle multinazionali, signori. Questo è un castel. In Catalogna è famoso, è una piramide umana. Ci sono tutte queste persone, vanno uno in cima all'altro e fanno una piramide umana. Arrivano a essere 9 piani. E la persona che è in cima è un bambino piccolo, che normalmente ha 4-5 anni. Ogni persona che sta facendo questo castello ha una responsabilità incredibile. Se solo uno di loro non mantiene perfettamente in tensione tutti i suoi muscoli, la torre umana cade. E questa è la stessa cosa per la sostenibilità. Ognuno di noi è responsabile di essere sostenibile nei confronti dell'energia, nei confronti della natura, nei confronti delle persone con cui lavoriamo, nei confronti delle persone che sono i nostri clienti e ovviamente nei confronti dei benefici aziendali. Per cui vi faccio l'ultima domanda. Sapendo che tutti siamo responsabili nei confronti della sostenibilità aziendale, produciamo, vendiamo e compriamo prodotti che rispettano il futuro dei nostri figli? Grazie.